Allora ragazzi, sono qui all'EIMA di Bologna e siamo a metà settimana, spero di trovare poca gente e spero di trovare qualche esposizione interessante per noi piccoli, piccoli coltivatori amatoriali. Dai, ci vediamo dentro e vediamo come va. Allora, sono qui nello stand IME. IME fa tutta una serie di prodotti di testine, le ho provate tantissime, anche se non vi ho detto che erano loro i produttori perché me le aveva gentilmente dati in prestito Bazar Giusto. Infatti tutto quello che vedete qui lo vedrete anche su Bazar Giusto. Volevo solo fare una precisazione sullo spollonatore, che tanto vi è piaciuto questo video qua. In pratica non vi avevo detto che rompendo un singolo o più denti potete cambiare la singola sezione veramente a pochi soldi e non tutta la corona. Ecco, questo è un vantaggio di cui non vi ho parlato. Una parola la voglio dire soltanto sulle testine, queste con le parti mobili. Il produttore ha sia i brevetti che le certificazioni, quindi non sono flagelli mobili. Io fino adesso non le avevo mai prese in considerazione per quel motivo lì, perché flagelli mobili sono vietati, però questo lavora diversamente e quindi magari ne prenderò qualcuno in test. Volevo solo farvi vedere in esposizione questo distanziatore che va montato sul decespugliatore e permette a qualunque tipo di disco di filo di non toccare contro la corona. Questo prossimamente lo prenderò in test e lo proverò. Ovviamente lo troveremo anche questo alla Bazar Giusto. Vi parlo solo delle ultime novità di IME in esposizione in questo stand. Due testine completamente identiche, una in plastica e una in alluminio. Ovviamente la differenza la fa il prezzo poi di acquisto. La cosa importante da notare è questa scanalatura, ecco, vedete, spero che si veda, che protegge il filo durante la rotazione. Ecco, vedete? Il filo viene accolto in questa scanalatura e quindi, a detta del produttore, dovrebbe durare un po' di più. Adesso poi avrò modo di provarlo prossimamente. Allora, sono nello stand green e ragazzi, che spettacolo! Adesso vi parlo un pochino delle varie gamme che ci sono. Abbiamo dalla parte a batteria, Lobby Pro e Professional. Allora, due parole solo su ciò che caratterizza queste macchine rispetto alle altre. Io vi parlo di ciò che mi ha detto il produttore, non ho ancora provato e avrò modo di provarlo in futuro. Allora, corpo di raccolta in acciaio da 3 mm, la lama ha una forma particolare ed ha una rifinitura in carbonio per renderla molto rigida e ci sono queste alette in acciaio che servono per creare una certa deportanza e portare l'erba verso l'alto in modo tale poi che venga macinata. Le versioni Pro, come questa, anche se è la versione a batteria, hanno questa coppetta di protezione, vi faccio vedere che in un'altra parte non c'è, perché serve per proteggere l'albero di trasmissione che porta il moto alla lama dagli urti. Vado allo spaccato, vi faccio vedere. Come dicevo, la versione Pro ha questa coppetta qui, l'albero di trasmissione ci balla dentro, roba di pochi millimetri, e in caso di urto tende a spostarsi, c'è questa coppetta che lo tiene fermo. Se l'urto è veramente violento, ovviamente si rompe solo questo pezzo, ma è un pezzo in presuffusione di alluminio e si può cambiare. Due parole sulle scatole di trasmissione, versione Pro, versione hobbistica, vedete la differenza di grandezza, quindi la versione Pro ovviamente è fatta per lavorare molte ore e praticamente tutti i giorni. La versione hobbistica monta motori Brix e Stratton, mentre la versione Pro, oltre agli stessi motori leggermente più grandi, monta anche motori Kawasaki e sono delle belle sventole. C'è anche quella con la singola ruota davanti. Spero di averne uno in test quanto prima. Ecco, come vi dicevo, la versione Pro, vedete, presuffusione unica della scocca, lama con forma particolare e queste due lamelle in acciaio che aiutano un po' al tipo di taglio mulching che è proprio della Green. Eccola lì. L'ultima cosa di cui voglio parlare sono questi due cippatori. Questo è un 50, cioè nel senso che arriva a cippare rami di 50 mm. Quello è un 70, e lì è roba più da serie professionale. La cosa bella di questo cippatore qui, intanto tutte e due hanno l'avviamento elettrico, a batteria ovviamente. La cosa bella è il vaglio regolabile in base, ecco qua, in base alle dimensioni che voglio ottenere di cippato. Come vi dicevo, ho chiesto questa macchina in test, spero di averla quanto prima. Non ho le dimensioni del cippato massimo e minimo, anche perché dipende se è secco o no, se è materiale fibroso o quant'altro, ma è davvero una macchina interessante, ha un costo importante, eh?
qua parliamo di circa 2600 euro finiti al cliente finale, quella non lo so, ho avuto paura a chiedere, però è davvero una gran bella macchina. Sono qui nello stand Tecna, macchine veramente molto molto belline da vedere. Abbiamo i decespugliatori, quelli col filo, varie dimensioni, ma quello che mi ha curiosito è questa sorta di trincia col piatto ovviamente falciante con doppia lama. Questa è la novità di quest'anno, monta motore Honda, molto molto interessante. E abbiamo il cippatore montato, guarda che spettacolo ragazzi, cingolato. Ovviamente abbiamo i due motori, uno per quanto riguarda la trincia e un altro per quanto riguarda la semovenza del mezzo. Abbiamo la possibilità di cippare al massimo 8 cm, è davvero fatto bene. Abbiamo le motocarriole, questo dovrebbe essere uno dei miei prossimi acquisti. E vediamo un po', molto interessante, motocarriola col pistoncino idraulico, vedete che piccolina che è, anche questa con motore Honda. Ora sono qui allo stand Ecotec, ragazzi, ho visto cose che voi umani, ma guardate che belli, questi sono, chiamiamoli rasa erba, ma in realtà sono dei robottoni telecomandati, cingolati, parliamo di circa 30.000 euro l'uno, ma li valgono tutti secondo me perché sono uno spettacolo. Ovviamente hanno un sistema idrostatico di trasmissione, mentre la lama è a cinghia, non c'è trasmissione idrostatica, che è un bene, male che va si spacca la cinghia e si cambia. Abbiamo poi queste trincia che fanno paura perché, a parte le ruote in ferro per lavorare in pendenza, hanno il sistema basculante del motore che serve a mantenerlo in piano e non avere poi problemi di olio nella coppa. Abbiamo vari modelli. Ecco, questo sentivo prima la spiegazione, ha due motori, uno per ruota, e in base ai comandi che gli si dà i due motori cambiano velocità in modo tale da premettere la sterzata e la retromarcia. Molto interessante. Sono qui allo stand di Marina, molte le macchine in esposizione, parliamo di Tosa Erba ovviamente, ma la novità di quest'anno è il Grinder, qua ancora in versione prototipo, quella ufficiale uscirà a febbraio, chiesto se poi me ne manderanno una in test. Fa soltanto mulching, taglia erba fino a 50-60 cm quando è asciutta, la cosa mi ha interessato molto e poi vi farò sapere come va. Ovviamente anche qui abbiamo i semoventi motorizzati telecomandati, vediamo un po' lo spaccato interno col serbatoio, la parte elettronica di controllo, abbiamo le varie pompe idrauliche, molto molto bello, molto interessante. Il telecomando ovviamente che si stacca, si porta dall'altra parte. Sono qui nello stand AMA, quest'anno la novità sono i robottini, quelli per tagliare l'erba, quelli automatici nei prati. Ecco, vedete, adesso fa vedere come rientra il suo stand di ricarica. Affascinante, vorrei vederlo nel mio boschetto. Allora, qui abbiamo tutti i modelli, scusate ma c'è un po' di gente, dal più piccolo al più grande, e qua ci sono le caratteristiche principali, con lama flottante, sistema di navigazione integrato, ovviamente zero emissioni, wifi, si connette anche con bluetooth e sistema di anticollisione. AMA ovviamente è un marchio che ha un sacco di accessori, dischi, oli, lubrificanti vari, fili da taglio, poi ovviamente andiamo su macchine meccanizzate, trince, spazzaneve e trattorini. Allora, lo stand Grillo è sempre uno dei più ricchi della fiera, mi ricordo anche qualche anno fa quando ci sono stato, è spettacolare. Allora io mi soffermerei innanzitutto sul mio oggetto del desiderio, che è il Grillo, il 10AVD27, questo è un 4 ruote motrici. Questo si arrampica anche sui muri, fa paura, ma molto probabilmente per questione di budget, perché la VD27 viene su 10.000 euro e non è il caso, mi butterò su questo modello più piccolo, che tanto ormai lo conoscete, il Climber 7.18, ma c'è anche il 7.13, forse non lo fanno più, comunque già questo è un due ruote motrici col blocco del differenziale a pedale. E ovviamente la gamma delle trincia e dei trattorini è completa, i motocoltivatori la fanno da padrone, anch'io il mio è nato come Grillo, poi l'ho trasformato strada facendo. Abbiamo varie versioni fino al più grande qua, che è il G131 BC, davvero davvero ben fatto. Poi abbiamo le barre falcianti, che sono cadute un po' in disuso, peccato, perché hanno la loro funzione, hanno il loro perché. E poi abbiamo le motozappe, queste sono quelle grosse, poi ci sono quelle più piccoline. Quindi il colpo d'occhio della Grillo è veramente eccezionale, complimenti alla Grillo. Molto ricco lo stand Barbieri, e partirei con queste trince semoventi, ovviamente telecomandate. Questa è a batteria, è una bella bestia, ho sentito uno dei rivenditori, abbiamo 6 ore di autonomia, la massima pendenza e massima capacità di lavoro, e in
24 ore si ha il 70% di ricarica. E poi abbiamo questi motorizzati con il motore endotermico. Di novità abbiamo qualche trincia, qualche fresa, abbiamo più una caratterizzazione delle due linee produttive, SEP e Barbieri, vedete la differenziata dai colori, e poi abbiamo la gamma Isecchi, dove loro sono rivenditori per l'Italia, sono ovviamente trattorini taglia erba con varie dimensioni, specificità, qualche trattore là in fondo, insomma molto bello anche lo stand di Barbieri, molto molto ricco. Barre falcianti ormai sempre meno, ne abbiamo solo uno in esposizione, e tutta una serie di motocoltivatori e motozappe. Sono allo stand Zanon, adesso vi faccio vedere una cosa particolare sulle forbici da taglio. Allora, questa è la nuova forbice, la Viper SR45, proviamo anche il 45 di massimo. Allora, questa forbice ha la particolarità che deve essere configurata con il guanto, tutte e cinque le dita. Che cosa fa? Quando sei nel taglio, nella situazione di taglio, viene e si avvicina un dito qualsiasi della mano che è stata configurata, si blocca e quindi non va a fine taglio. È una semplice sicurezza in più, sostanzialmente, e dà la possibilità anche alle persone meno esperte magari di essere più attente e più sicure. Ti ringrazio. Allora, continuo il giro nello stand Zanon, è davvero molto bello, molto ben fatto, molto ricco. Abbiamo gli abbacchiatori, le forbici da potatura ovviamente, abbacchiatore questo in carbonio, anche questi sono a batteria, eccoli qua. Abbiamo poi le appendici, le attrezzature agricole, ma per me è fuori budget, non mi fermo nemmeno. Abbiamo poi le macchine operatrici, le attrezzature prevalentemente per professionisti della lavorazione della terra, che non è roba mia, insomma. Però quello che mi interessava farvi vedere è la ricchezza di contenuti di questo stand, è davvero molto bello, molto ben fatto. Sono qui allo stand della Meccanica Benassi, è un vecchio amico del canale, ci eravamo conosciuti già in uno degli ultimi EIMA, e le cose sono solo migliorate, perché a parte le trincia, dove loro sono specializzati, anche con le quattro ruote, con le due ruote gemellate e con i cingoli. Abbiamo tutta la serie Fox a due e quattro ruote motrici, sono macchine un po' particolari perché sotto non hanno il piatto falciante ma hanno una trincia, proprio vedete c'è montata una trincia sotto, quindi hanno un costo particolare, però sono macchine da lavoro, da sfalcio pesante, eh. Sono macchine che lobbista ovviamente, che non penso che vada ad acquistare, però sono fatte con una certa cura, tutte dotate ovviamente di roll bar e tutte estremamente affascinanti, tant'è che gli sto facendo il filo per provarle un po' nel mio terreno, per capire un po' come vanno, insomma. Abbiamo poi la serie di motozappe e motocoltivatori, dal più piccolo al più grande, monoruota addirittura, barra falciante, anche qui una sola, una superstite, peccato che è una macchina che non è stata più capita. Abbiamo poi le motocarriole, anche a questa ci faccio il filo perché comincio a diventare grande e quindi mi serve una mano per portare su i tronchi quando taglio la legna e quant'altro. Insomma, dai, complimenti anche a Meccanica Benassi, è davvero uno stand fatto bene, belle macchine. Sono qui allo stand Benassi, molte le macchine esposte, quello che mi ha incuriosito sono le barre falcianti, che non sono nuove ovviamente, ma ci sono quelle piccole da 70, poi sono quelle da 90, poi quelle da un metro, e in effetti hanno il loro perché se si ha magari poco spazio e dover passare tra una pianta e l'altra, si vuole lasciare l'erba a terra, molto interessante. Poi abbiamo le trince semoventi, le trince cingolate, e abbiamo i dumper motocarriole, dalla più piccola alla più grande, completano la gamma motozappe e motocoltivatori. Bello, mi è piaciuto anche lo stand Benassi, molto ricco, è vero. Sono nello stand di Ceccato Lindo e questo vince pure quest'anno il premio come miglior stand, secondo me. E ci saranno 50-60 macchine esposte, dalle motocarriole ai biotrituratori, sia quelli professionali, questo è un 380, visto il motore, che quelli a scoppio, di tutti i tipi, di tutte le foggie, da trattore con una presa di forza, motorizzati motore Honda, e poi abbiamo gli spaccalegna, un altro cavallo di battaglia della Ceccato, anche questi motorizzati, motore elettrico, motore a scoppio, motore a 380, abbiamo la presa di forza, quindi sono da trattore. Da notare la possibilità di ribaltare la parte dello spaccalegna per agevolarsi nel caricamento del tronco. Poi abbiamo le frese, quelle grandi ovviamente da trattore, macchine di una certa potenza. Di piccolo non c'è nulla ovviamente, non è il loro target, ma per quanto riguarda invece biotrituratori,
motocarriera, guardate che bellina questa qua, piccolina, e spaccalegna, ecco, ceccato, ha un po' di tutto. Mi dispiace che non vedo le pellettatrici, ci sto facendo il filo perché il pellet costa come un gioiello di Cartier, quindi eccole qua, ho trovato la pellettatrice, come vedete c'è la ressa per arrivarci vicino perché sono le macchine più richieste adesso e scarseggiano. Sono macchine professionali, non sono di fattura cinese, hanno un costo particolare. Quella è con presa di forza, trattore. Questa dovrebbe essere elettrica, infatti questa è elettrica. E se non erro è a 380. Manca la versione 220 e manca quella col motore a scoppio. Non le vedo. Ci sto facendo il filo, devo capire se è fattibile o meno, sia per me che per voi. Ecco, vedete, questi sono i campioni di cippato che riescono a macinare e lavorare. Ecco il prodotto finito, che è il pellet. Quasi quasi glielo frego, sto coso di pellet, ci saranno 200 euro di pellet. Va bene, dai, ceccato, questo è il loro stand. Tanti stand molto molto belli, e faccio direttamente con lo smartphone. Abbiamo Negri, specializzato in biocipatori, biotrituratori, più grande al più piccolo, davvero belle macchine, made in Italy, merita davvero. Prima o poi spero di provarne qualcuno anch'io. Ovviamente parliamo di macchine professionali, qui abbiamo quella che si collega al trattore, queste sono un pochino più grandi, rullo di trascinamento, questo è un rullo, ci si appoggiano le ramaglie, ovviamente i tronchi, e vengono trasportate senza doverle spingere. Quindi per l'operatore è un lavoro in meno. Lì abbiamo un rullo enorme in acciaio che afferra il tronco e poi lo porta dentro, montate su carrelli targati addirittura. E poi abbiamo quelli semoventi cingolati. Queste immagini chiudo il video, è stata una bella esperienza, mi sono divertito molto. Ringrazio gli stand che mi hanno accolto. È ancora un po' presto per quello che sto facendo io, nel senso che molti produttori non sono abituati a questi tipi di reportage. Infatti, quando chiedevo l'autorizzazione per riprendere il loro stand, sembrava che avessero un alieno davanti. Però piano piano devono entrare un po' nell'ottica del web. Bisogna condividere le informazioni e bisogna condividere ciò che si fa. E questo è un buon metodo. YouTube ci aiuta da quel punto di vista. Bene, grazie a tutti per essere stati con me in questa avventura. Vi auguro una buona giornata. Ci vediamo la settimana prossima.